scusate se mi prendo un po' di invasività. Ringrazio davvero tutti per questo grande pomeriggio. Adesso io cerco di dare un pugno allo stomaco del pomeriggio. Un pugno allo stomaco creativo, come si diceva nell'Ottocento della filosofia tedesca. Un pugno allo stomaco che sollevi ancora più chiaramente le questioni che sono all'ordine del giorno. Poi chiedo a chi sta moderando con bravura di dare un piccolo spazio alle università. Hanno concordato le tre università che sia Luciano D'Amico, ringrazio il rettore di Iglio per la sua straordinaria cordialità collaborativa e il rappresentante anche dell'Università dell'Aquila e poi naturalmente Faraone. Vi ringrazio davvero tutti. Oggi intanto si è sagomato il Consiglio regionale dell'educazione della scuola, che si riunirà sotto il coordinamento di Marinella Sclocco, che è il nostro ministro regionale per l'educazione, e troverete lì una sede permanente di confronto, non per parlare, anche per parlare, ma soprattutto per dare luogo a iniziative, trasformazioni e realizzazioni. Perché era giusto fare una giornata di questa natura per arrivare a quale tipo di risultato? Tenendo conto che qui ci siete davvero in rappresentanza veritiera della scuola. Parlo dei vertici delle realtà scolastiche, parlo della comunità dei sindaci e tra i sindaci ci metto anche le province, nonostante diciamo la costruita decadenza, e poi naturalmente il personale territoriale del Ministero della Pubblica Istruzione circa il ruolo di coordinamento Pellecchia per tutti e naturalmente il nostro amico Davide Faraone. Noi vogliamo intanto scattare una fotografia. È immaginabile una città senza la scuola? Io ho fatto studi di istituzioni politiche. Mi hanno insegnato nella bella facoltà di Scienze Politiche di Teramo che in principio fu una chiesa e il luogo del potere. Oggi la città non verrebbe più individuata dalla chiesa e dal luogo del potere, ma soprattutto dal luogo della formazione, dell'educazione. Richard Florida lo dice in America, c'è la città dove c'è il luogo dell'educazione e della formazione. Ma può essere il luogo dell'inferno una scuola? Per il preside Livio Bearzi è stato il luogo dell'inferno. Chi è Livio Bearzi? Voi sapete che io non sono uomo di fiaccole, di sandali e di Coca-Cola che fa le manifestazioni. Sono persona che sta lì ad assumersi responsabilità, ma ho letto la pagina di un giornale importante che racconta ancora le cose che si fanno e che accadono in Abruzzo e mi sono reso conto del dramma accaduto a quest'uomo. Quello era, come Cristo in croce, impedito a fare, ma gli si è assunta anche la responsabilità. Allora c'è un tema da emergenza che chiama in causa l'autorità scolastica su quel punto, l'autorità comunale e a salire tutto quello che si evoca. Dunque, la buona amministrazione e la buona politica scomodano la categoria della priorità. Siccome non sono un analista o un giornalista, sono il presidente della giunta regionale, ho impiegato 14 anni per avere la candidatura, qualcuno di voi lo sa, quindi devo fare proposte, sapendo che in questo momento c'è alla mia sinistra la comunità della scuola, alla mia destra c'è il potere e del potere facciamo parte anche noi regione, c'è il potere anche centrale. Ho il compito di studiare, di stimare, elaborare e fare proposte, che chiama in causa anche la finanza regionale. Prima questione, il sindaco della grande, gigantesca città di Londra, Boris Johnson, è uno dei più bravi sindaci del mondo, non perché indossa sandali, usa fiaccole e consuma Coca-Cola e fa le manifestazioni, perché in maniera innovativa lui ha stabilito che il bilancio della sua città destini l'1% alla sicurezza dell'edilizia scolastica. Io voglio fare questo con la Regione Abruzzo. L'1% significa fissamente 30 milioni di euro l'anno per la sicurezza della scuola, per quell'attività che non è vergognosa, che è la manutenzione. E qui comincio a dire una cosa alle categorie professionali. Possiamo evitare di prendere a calci
l'attività di rilevazione veritiera, che non ammatassa numeri così solo per fare numeri grandi? Possiamo fare in modo che il personale in servizio della filiera degli enti, i comuni, purtroppo i piccoli comuni non hanno quasi più nulla, le province che hanno comunque un po' di personale agganciato, possono ricominciare a fare quell'attività quotidiana di rilevazione dei fatti, che poi nutrono di sé le perizie e poi i progetti e poi fanno in modo che quando si va a comperare si compri sulla base di voci numeriche che sono veritiere e non gonfie? Secondo, è possibile anche su questo istituire una pratica di collaborazione con quelle scuole che formano figure a competenza tecnica? Oggi quando siamo entrati, Faraone ed io e tutti gli altri, siamo stati salutati da un gruppo di ragazzi che ha fatto servizi di reception. Un servizio di reception, i miei amici della Pomiglio Bloom l'avrebbero fatto pagare oggi 9.000 euro. L'abbiamo avuto a gratis con questi ragazzi. Esiste la possibilità di strumentalizzare per le parti iniziali dell'attività di rilevazione del bisogno di manutenzione, per esempio le realtà che fanno formazione di geometri? Perché non è immaginabile fare questo semplificando, facilitando, rendendo questo praticabile? Secondo me è possibile, perché il miracolo che è accaduto anche prima di Renzi, ma molto di più con Renzi e con te, che la norma diventa il prodotto sartoriale rispetto alle esigenze delle persone. Cioè la norma guadagna quella elasticità che diventa essa stessa una risorsa. Non è più soltanto il denaro la risorsa, è anche la norma una risorsa. Io allora che cosa immagino? Una fucina di persone nei luoghi a competenza prevalente che fanno un'attività di rilevazione dei bisogni. Io quando ho fatto il presidente della provincia, era un'altra Italia, lo dico ai quattro non fortunatissimi presidenti di provincia per la stagione che vivono, io davo i soldi ai presidi per fare la minuta manutenzione, fu il primo in Italia e trovai anch'io dei pelandroni che non volevano dirmi di sì. Davo ad ogni scuola, mi ricordo, 15 milioni di lire, c'era una, quella del Mantonè, che era una che non aveva paura, poi c'era anche il tizio che aveva paura di assumersi responsabilità per la sostituzione per esempio delle tapparelle, per l'intervento al bagno. Si scatenò lì una filiera di collaborazione. Primo punto è questo: l'1% del bilancio della regione io mi impegno a renderlo funzionale per la manutenzione, ma non si può distruggere con le gigantografie progettuali. Ed è la mia questione che io pongo sempre davanti a certo tipo di categoria, che non rendo oggetto di inimicizia, rendo oggetto di responsabilizzazione. Secondo dato, è possibile immaginare per esempio che si faccia, Davide lo dico a te, tu hai fatto una bellissima esperienza in Sicilia candidandoti a sindaco e secondo me è un'esperienza salvifica di chi si candida, basta la candidatura, perché entri nel merito delle questioni e superi la lontananza. Per esempio il tuo ministro ha una lontananza che la caratterizza e anche altri ministri sono lontani. Bene, io quello che ti voglio dire, è possibile ripristinare il fondo di rotazione per le progettazioni? Che cos'è il fondo di rotazione? Non è il cacao meravigliao, lo dico a chi non ha competenza. È rendere certo che quando c'è bisogno di un progetto di qualità tu abbia i soldi, se no devi fare gli imbrogli. Oppure devi fare una cosa che è ancora più grave, che Cantone chiama criminogeno, fare dovunque appalti concorso. Gli appalti concorso delegano ad uno che sta fuori la progettazione. Allora il fondo di rotazione, cioè prevedere una somma che ha la sua dignità per pagare le progettazioni. Poi vediamo qual è il livello di descrittività che serve. Ma serve farsi carico della progettazione e dare valore alla progettazione. Io riconosco un ingegnere che io stimo molto, anche se non ho mai prodotto il suo indirizzo cordialità, Donato, e lo dico anche, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, credo che lo sia ancora, di Teramo, ho visto fare battaglie anche sociali, l'ho visto non scomodarsi solo quando era in campo il suo diritto alla parcella. Bene, io ritengo che noi abbiamo tratti
di questioni professionali che richiedono una elaborazione per intero, da zero fino alla sua massima consistenza, e lì ci vuole il denaro che ti fa comprare. Però, cari amici, adesso faccio dei casi specifici. In molti punti occorre manutenzione, in qualche caso occorre ricostruire. Per esempio, nelle città capoluogo dell'Abruzzo non si può realizzare più il gesto che Antonello Venditti edificava come il gesto fondamentale della vita familiare, il potere salutare il figlio che va a scuola perché la macchina di dietro ti prende a calci, ti suona, non c'è lo spazio perché è stata configurata dentro una città quando la città non era quello che è oggi. C'è bisogno allora di ricollocare, di dislocare diversamente, e c'è bisogno di concepire, Davide, un'idea dell'urbanistica che ripensi il sito delle scuole. Non ci può essere questo conflitto tra la mamma che porta il bambino e che poi non lo può salutare e lo deve lanciare quasi come un tegame dentro la scuola. Tutto questo però, Davide, te lo dico, non so se mi capite, nel senso se ho abilità espressiva a sufficienza per farmi intendere, c'è bisogno di un indirizzo che parta da Roma, perché ogni 10 funzionari pubblici che lavorano negli enti, 3 stanno a pensare di tenere lontani i problemi e non li vogliono affrontare. Io non oso immaginare che cosa succede al sindaco super corretto quando pone il tema di fare una operazione di urbanistica concertata per ricostruire un edificio importante che è capitato nel pieno centro di una strada esclusa dal traffico. Su questo ti chiedo, Davide, di mettere in campo il lavoro che ti ho visto presiedere, che ti ha permesso di arrivare poi ai fondi della buona scuola e della bella scuola. Cioè, tu hai incassato a valle un lavoro che è partito da prima, ed è partito da prima perché tu gli hai dato il valore della priorità. Ma voglio fare io anche la mia parte sul piano di questa dotazione normativa che si fa carico anche dell'uso dell'urbanistica. Non entro nei particolari perché non voglio prendere tutto il tempo. Voglio fare in modo che anche il piano dell'offerta formativa venga alimentato annualmente, senza tristezze e disperazioni. E cioè, noi diamo nell'arco di 6 anni come regione 2 miliardi di euro alla vita delle imprese, con gli strumenti nazionali e comunitari destinati alla crescita, e prevedere come un elemento requisito per chi riceve queste risorse, per la compiutezza documentale, che un'impresa debba esibire un documento che dica che ha destinato un punto percentuale del suo bilancio alla qualità dell'offerta formativa del suo territorio? Non si è capito, l'ho preciso. Io sono un imprenditore che vuole partecipare al piano di riparto dei fondi della regione per l'innovazione tecnologica. Tra gli elementi di gradimento e di approvabilità ci sia anche che uno debba esibire un documento che ha fatto qualcosa per la qualità dell'offerta formativa del suo territorio. Questo si chiama responsabilità sociale. E non è possibile che si immagini un tubo che viene dal tesoro dello Stato che pompa denaro, quando poi ci sono delle eccellenze. Io conosco un'eccellenza, per esempio la Walter Tosto, che si fa carico di questo con l'Università dell'Aquila. È vero o non è vero? C'è un rappresentante dell'Università dell'Aquila, lo fa, è vero o non è vero? Ma c'è anche la Fater, per esempio, che lo fa. La virtù non va sequestrata nella segretezza. Il comportamento virtuoso va reso evidente e condiviso. È così che nasce la qualità delle città. Non è vero che è soltanto la forza della norma che obbliga a fare bene. Fa fare anche bene se tu assumi un comportamento virtuoso e lo poni come oggetto di emulazione. E poi ci mettiamo anche il riconoscimento a valle. Dimmi che hai fatto tu per la tua collettività e io ti do punteggio aggiuntivo. Mi avvio verso la parte conclusiva del mio dire su questo. Quanto vale l'esperienza di alternanza scuola-lavoro? Dobbiamo lanciare un'avvertenza. Lo dico a Andrea Gerosolimo, lo dico a Marinella, lo dirò a Lolli, ma glielo sto dicendo a Lolli anche se non c'è, perché c'è. Lo dico a Pellecchia. Noi dobbiamo determinare che l'esperienza di alternanza scuola-lavoro non sia soltanto su misura del genitore invasivo che ha relazioni personali, perché se no rifacciamo davvero che il figlio del notaio ci va,
che il figlio del farmacista ci va e il figlio di quello di Rosciano di Pianofara non ci vada. Dobbiamo fare in modo che si determini un'opportunità orizzontale per tutti. Qui vedo dei manager della regione che amministrano fondi. Anche su questo dobbiamo lavorare, fare in modo che i 30 giorni, i 45 giorni, non mi ricordo adesso la consistenza temporale, sia una misura di opportunità per tutti, l'alternanza scuola-lavoro, se è vero che noi abbiamo un'idea che la scuola si presenta sia nella sua capacità di formare dicendo che nella sua capacità di formare facendo fare o facendo vedere ciò che si fa. Ultima annotazione importante che voglio mettere in evidenza. Vedete, io ho studiato la storia di questa regione per passione e per piacere. Ho imparato, per esempio, che l'Italia Unita è nata perché in principio ci fu lo scuotimento della guerra. La prima agenzia di idea nazionale che ha avuto l'Italia è stata la guerra. Il primo fatto che ha mescolato l'Abruzzo, di cui noi siamo i figli, con il sistema nazione è stato il terremoto. Il terremoto della Marsica ha fatto in modo che l'Abruzzo avesse coscienza di sé. Cioè ogni volta è stato un fatto tragico che ha fatto in modo che si ponesse la consapevolezza di sé. Per fortuna che è subentrata la scuola con questa potenza, con questi numeri, con questa consapevolezza di doveri. Noi dobbiamo fare sì che davvero la scuola diventi il luogo anche della condivisione delle scelte impegnative di una regione. L'utenza e il bacino di utenza per i trasporti corre il rischio di essere oggetto dei prepotenti, dei privati che fanno trasporto, o dei prepotenti, e non è il caso adesso di Tua perché c'è Luciano D'Amico, dei prepotenti che fanno servizio pubblico in nome del potere pubblico. C'è invece una via maestra che fa in modo che l'utenza principe venga posta come protagonista, ridisegnando tanti cerchi in Abruzzo, i cerchi delle aree interne, che devono poter fare sì che di lì si goda il diritto al trasporto con comodità, sapendo dove deve andare chi, e prima di tutto l'andare deve evocare un formarsi. Su questo so che Luciano D'Amico ce la pensa, e qui non parlo alla sua persona fisica, parlo alla personalità giuridica che lui impersona. Lui deve ricostruire il sistema dei bacini, intanto una volta, non facendolo fare ad un professionista con esternalità purché sia. Sono 20 anni che noi maneggiamo l'inchiostro per fare bacini di utenza che sono non veritieri. Va fatta una questione, operazione verità, ma l'utenza degli spostamenti, chi riguarda se non la popolazione scolastica che in Abruzzo misura 250.000 persone? Troviamo un altro aggregato che pesa 250.000 persone, che ogni giorno si sposta. Sono 180.000 studenti di cui vi occupate voi, delle scuole medie, dalle superiori, inferiori, le elementari, e poi ci stanno 80.000 studenti universitari. Questo spostarsi, concludo, questo spostarsi è il fattore di civiltà di questa regione, e il trasporto è importante al pari del cemento e al pari del digitale, del quale vi dirò in un minuto cosa faremo noi. Allora, cari amici, aiutateci a fare regione. La regione che ho in mente io non è fatta degli assessori, del presidente, dei dipendenti, delle carte intestate, delle consulenze, è fatta di questa parte concava che mette dentro di sé questa grande capacità di dire, di suggerire, di raccontare i numeri, quantità e qualità della verità della regione. E voi siete una parte determinante, parlo in termini demografici, 250.000 persone, non ha un suo pari in altra parte della vita individuale e collettiva. Ecco perché state qui, ecco perché vi ascolto. Non c'è pari, però noi dobbiamo reimparare ad ascoltarvi, voi dovete reimparare a parlare, e a parlare in termini di funzionalità e di velocità. I numeri della manutenzione devono essere veri, veri, e nel fare verità sulla manutenzione c'è una fatica per la quale abbiamo perso abitudine. Tre
30 milioni di euro l'anno devono bastare se sono fatti all'insegna della verità. Concludo, sul digitale faremo una rivoluzione. Dove sta chi l'ha sollevato? Per Lecchia. Noi abbiamo oggi un sistema di digitalizzazione che cuba in Abruzzo come valore 150 milioni di euro, tra il già fatto vecchio, ciò che è stato fatto che non è vecchio, ciò che sta facendo un'impresa per conto di Infratel, ciò che farà Di Vincenzo per conto di Infratel pagato da noi e ciò che andrà in gara tra poco. L'ultimo bando di gara prenderà come bersaglio zone industriali e scuole. Facciamo in modo che questo produca luce per l'Abruzzo. Grazie. Grazie. La parola adesso a Luciano e poi al sottotitolo. Grazie. Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo e, come ricordato, anche presidente di TUA, dell'azienda del trasporto unico regionale. Ma grazie al presidente D'Alfonso per aver coinvolto le università e un saluto al sottosegretario e a tutti. Telegraficamente non mi permetto, come sistema universitario, di entrare nel merito degli interventi di cui abbiamo discusso fino ad ora, però vorrei ricordare e sottolineare l'importanza di ciò che poi si fa in questa scuola e la necessità di raccordare ciò che si fa nella scuola con ciò che poi proponiamo nelle università. Il 60% dei nostri studenti del sistema universitario regionale si diploma in Abruzzo. La nascita del Consiglio regionale la trovo un'occasione straordinaria per un raccordo dei contenuti che possa essere estremamente utile per i nostri studenti. La trovo straordinaria per questo raccordo, la trovo straordinaria perché sono state citate più volte le vocazioni territoriali che in qualche modo vanno valorizzate nella programmazione delle attività della scuola e anche dell'università. Io credo che se riuscissimo a creare, su questo do la più ampia disponibilità del sistema universitario regionale, un raccordo tra il Consiglio regionale e il sistema universitario regionale, potremmo fare insieme delle cose molto buone per poter valorizzare le vocazioni territoriali. Entro anche nel merito, approfittando della citazione che faceva prima il presidente D'Alfonso, sulla necessità che questo Consiglio svolga un'attività di raccordo di programmazione didattica, ma anche di altra programmazione. Sapete qual è la difficoltà che incontra TUA nell'offrire il servizio efficiente che auspicava il presidente D'Alfonso? E poter armonizzare all'interno di una stessa città l'orario scolastico. Non è pensabile che in una stessa città ci sia la settimana lunga e la settimana corta, non è pensabile raddoppiare il sistema di trasporto. Il Consiglio scolastico regionale, fra le tante cose, ha anche, credo, questi obiettivi e naturalmente in questo, così come prima davo la più ampia, totale disponibilità del sistema universitario per un raccordo di programmazione didattica, per rendere efficiente il progetto di alternanza scuola-lavoro, mi sento di poter dire, intrufolando questo intervento come presidente di TUA, la più ampia disponibilità per raggiungere quelle condizioni logistiche che possano valorizzare la buona scuola. E se posso, in 5 secondi al sottosegretario, ringraziandolo ancora una volta, oggi abbiamo discusso dei grandi problemi per la messa in sicurezza della scuola. Non voglio approfittare di questa occasione per ricordare i problemi che anche l'università ha in termini di messa in sicurezza. L'università ha autonomia finanziaria, ma sono ormai, credo, 15 anni circa che il capitolo dell'edilizia generale e dipartimentale è azzerata. La legge di stabilità prevede addirittura il recupero delle somme precedentemente stanziate e la responsabilità delle sedi che le hanno impegnate. Dobbiamo in qualche modo mettere mano anche a questo capitolo, signor sottosegretario. La mia sede ha dovuto chiudere Terpressi per questioni di sicurezza e, non avendo disponibilità di fondi, credo che questo poi vada ad impattare con il percorso formativo che si completa e auspichiamo che si completi sempre di più anche con l'iscrizione alle università. I migliori auguri per la nascita del Consiglio regionale, il sistema universitario regionale è pronto a collaborare e non vede l'ora di poterlo fare. Grazie. Grazie al Rettore Luciano D'Amico, noi ci avviamo alla conclusione, invito il sottosegretario Davide Faraone.
tra un po' sigleremo anche il patto per le strategie innovative e presenteremo questo consiglio di cui si sta parlando. Prego. Sì, io vi ringrazio per l'invito e per l'ospitalità, ringrazio il Presidente della Regione, ringrazio tutti i rappresentanti della scuola, delle istituzioni in genere, e credo che poter partecipare a un incontro come questo, operativo, perché nonostante la brevità degli interventi e i tempi strettissimi dettati soprattutto dal conduttore, il Presidente della Regione, che ha tormentato il vero conduttore che non ha potuto condurre un tubo, e nonostante i tempi strettissimi io ho sentito tantissime proposte concrete, e la concretezza è quella a cui siamo abituati costantemente quando cerchiamo di svolgere il nostro ruolo di coordinamento complessivo di uno Stato, di una nazione, con lo spirito di chi ha la necessità invece di trovare strumenti immediati di risoluzione delle questioni. Questo è lo spirito che sta contraddistinguendo questo governo: l'individuazione delle risorse economiche e la concretezza nel poterle spendere al meglio, perché noi oggi qui stiamo discutendo di scuole innovative, di risorse per l'edilizia scolastica, ma fino a qualche mese fa questo argomento non era all'ordine del giorno del Paese, perché non si è mai fatto un investimento così forte come quello che stiamo facendo noi in ambito di architettura scolastica. Mi fa piacere che sia definita l'architettura scolastica, perché è incomprensibile che si miri a cambiare la scuola, la didattica, dare più insegnanti, più flessibilità, più autonomia sulla modalità di costruzione della didattica, e non si costruiscono edifici che hanno le caratteristiche coerenti a questo cambiamento. Nelle scuole che abbiamo immaginato e cui siamo abituati, quei grandi e lunghi corridoi, quelle grandi aule fredde, se in quelle scuole si costruisce la didattica e il percorso della scuola nuova che abbiamo in mente, se accade questo c'è una distonia fra il progetto di cambiamento che abbiamo in mente e gli edifici dove si costruisce questa didattica. Noi dobbiamo riuscire a costruire questa coerenza. Ora, ho sentito molto spesso, quando presentavamo il piano delle scuole innovative, persone che ci dicevano: ma qui ci sono le scuole che cadono a pezzi e voi pensate alle scuole innovative. Io credo che noi i due interventi non li dobbiamo mai separare. Noi abbiamo la necessità, da un lato, di costruire investimenti per la scuola affinché non ci siano più condizioni di disagio, rischi, crolli. Purtroppo ogni giorno, per chi ha un compito come il mio, così come quello dei sindaci, il Presidente della Regione, il dirigente scolastico, che va a scuola convinto del fatto che bisognerebbe occuparsi soltanto della preparazione degli studenti, quando crolla un controsoffitto o cede un infisso in una scuola, è chiaro che c'è una condizione di preoccupazione che riguarda innanzitutto chi si occupa degli edifici e delle strutture scolastiche. Noi di tutto questo ci dobbiamo occupare. Abbiamo investito nell'ultimo anno circa quasi 4 miliardi di euro sull'edilizia scolastica, quasi 4 miliardi di euro in edilizia scolastica, che è un intervento, io credo, non si sia mai nemmeno pensato in questo Paese. Abbiamo istituito uno sportello unico dell'intervento sull'edilizia scolastica al MIUR, dove dentro ci sono, e su questo a me non piace l'idea di chi pensa di, soprattutto laddove ci sono le difficoltà, di avere l'atteggiamento dello scaricabarile, colpa del comune, colpa del sindaco, del presidente della regione, del ministero. Noi in quell'osservatorio che è diventato lo sportello unico edilizia scolastica lavoriamo insieme. I bandi sui mutui bei, a cui ha partecipato questa regione, il bando sulle scuole innovative a cui ha partecipato questa regione, sono bandi e interventi costruiti insieme. E io so bene che in tema di progettazione abbiamo tanto da recuperare, però se noi, oltre ad aver investito questi quasi 4 miliardi di euro sull'edilizia scolastica, se siamo il settore che potrà utilizzare di più i fondi FSC dello Stato, e quindi potremo utilizzare risorse quasi pari alle risorse che abbiamo già destinato all'edilizia scolastica, e perché siamo il settore con più progetti pronti.
La Presidenza del Consiglio chiama noi per non spendere, quando c'è il rischio di non spendere risorse economiche, fondi comunitari e altro, il settore che ha più possibilità di realizzare progettazione e quindi più possibilità di spendere quei soldi è il settore della scuola. Per cui noi aspettatevi, oltre agli interventi di cui abbiamo parlato, di quei quasi 4 miliardi di euro, tantissimi altri interventi sull'edilizia scolastica. Per cui quando ci avete presentato quel piano lì, se vedevamo di più, quindi ci avete tornato indietro rispetto a quei milioni di euro che ci avete chiesto. Siccome noi siamo convinti che su questo settore qui abbiamo la possibilità di investire, tanto, noi abbiamo la possibilità di farlo in sinergia con le province, i comuni, le regioni, facendo queste gradatorie che abbiamo costituito, saranno le gradatorie su cui investiamo e canalizziamo d'ora in avanti le risorse. Perché come è accaduto per gli insegnanti, che c'erano tante gradatorie di insegnanti precari e quindi il caos, anche sull'edilizia scolastica è accaduto che c'erano tanti ministeri che si occupavano di più gradatorie, le regioni facevano le loro, i comuni facevano le altre e non c'era mai un intervento unitario. Abbiamo istituito queste gradatorie sui mutui bei e su queste gradatorie faremo scorrere e canalizzeremo le risorse in modo che tutti i comuni che hanno presentato con progetti e con idee coordinate dalle regioni avranno la possibilità di usufruire di quegli interventi, sia di ristrutturazione, sia di nuove edificazioni e sia di realizzazione di scuole innovative. Perché dobbiamo riuscire a costruire le condizioni affinché ci siano degli edifici pilota rispetto a un modello di crescita dell'edilizia scolastica, e questi edifici innovativi avranno queste caratteristiche. Pensiamo di implementare questo fondo, intanto sono 300 milioni, dobbiamo ringraziare l'INAIL per aver investito su questo settore, abbiamo altri fondi a cui attingeremo per far sì che le quattro presentate in regione Abruzzo e tutte quelle presentate in Italia possano diventare sempre di più. L'alternanza scuola-lavoro, ministro della pubblica istruzione della regione Abruzzo, come l'ha chiamato il Presidente, è un contesto che stiamo costruendo per rafforzare gli ITS. Gli ITS, se fino ad ora non hanno avuto un'espansione all'altezza, è proprio perché non c'è stato un processo formativo all'interno delle scuole coerente per la realizzazione degli ITS. L'alternanza scuola-lavoro a scuola, la possibilità di costruire una sinergia già nel momento in cui si costruisce la formazione fra l'impresa e il lavoro, ma anche fra un museo e un liceo, un istituto classico, è indispensabile per rafforzare il TS. Insieme a questo il Job Act e il contratto di apprendistato, che fino ad ora era un contratto non utilizzato, ma non era utilizzato perché non era conveniente utilizzare un contratto di apprendistato, sia da un punto di vista della decontribuzione, ma soprattutto perché non c'era quella scommessa su cui abbiamo investito noi, che è la costruzione di sinergie impresa-formazione. Oggi ITS, contratti di apprendistato, alternanza scuola-lavoro saranno ambiti di intervento nelle regioni, nelle città, su cui si investirà con forza risorse economiche, quindi le imprese non spenderanno un euro per praticare l'alternanza scuola-lavoro e troveranno la possibilità di costruire una relazione con le studentesse e gli studenti su progetti di formazione, innanzitutto, che possono trasformarsi anche in progetti di lavoro. Quanti di voi hanno fatto esperienza con i propri figli, i propri nipoti, che costruivano percorsi di formazione, cicli interi di istruzione, e poi la prima esperienza in rapporto al mondo del lavoro era dopo tanti anni in età avanzata? Se noi questa sinergia la costruiamo sin dall'inizio, facciamo crescere l'impresa, rafforziamo la formazione e costruiamo anche modelli e possibilità di selezione di una classe dirigente o di lavoratori che siano coerenti a quella formazione che si è raccolta. Per cui io credo che su questo investiremo sempre di più. Credo che le regioni abbiano, e le province, le città abbiano un ruolo indispensabile nella costruzione di questo percorso. Abbiamo trovato 3 miliardi e mezzo sulla didattica, sulla scuola. In questa regione abbiamo raddoppiato i fondi di funzionamento delle scuole.
I dirigenti scolastici presenti qui sanno che per la prima volta quest'anno hanno avuto i soldi ad inizio anno scolastico, quindi con la possibilità di programmare le risorse, e al tempo stesso hanno avuto il doppio risorse degli altri anni. Il piano digitale prevede risorse economiche di investimento, sono risorse strutturali, non una tantum. Quello che accadeva in passato è che magari si trovavano le risorse per un anno e gli si toglievano l'anno dopo. La programmazione si può fare perché questi soldi sono dati per sempre, fino a quando non ci sarà un pazzo ministro o un pazzo presidente del Consiglio che dirà: tolgo soldi alla scuola, dopo che noi abbiamo messo 3 miliardi e mezzo in più. Dobbiamo costruire questo processo insieme. Io sono convinto che investendo sulla scuola, su questi settori che abbiamo su cui abbiamo discusso oggi, e sull'università, e questo collegamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, noi riusciremo a costruire una prospettiva positiva in sinergia con le istituzioni. Per cui grazie per l'invito che mi avete fatto, ma utilizziamo questa giornata come inizio di un percorso di collaborazione che si deve rafforzare, perché se la scuola si rafforza e ha più strumenti e più possibilità, si rafforza socialmente ed economicamente un'intera società. Grazie ancora. Grazie a lei, al sottosegretario Faraone. Un attimo, invito un attimo anche Cristina Saccomandi. Allora, un attimo solo, firmiamo questo patto di collaborazione tra le province e la regione, visto da parte dell'onorevole Faraone. Poi c'è un pensiero che, a prescindere dalla firma o non firma, è un pensiero di convivialità nei confronti del governo. Il pensiero te lo diamo subito. È un'opera dell'artigianato dei giovani pescaresi, Cuoio, quindi sta sotto la soglia di Palazzo Chigi. Precisazione. Allora, prego, possiamo firmare l'atto? Invito Cristina Saccomandi, che prima i presidenti delle province. I presidenti delle province. Davide, vieni pure tu qui. Allora, gli assessori. I presidenti delle province, l'assessore, il sottosegretario, il presidente della regione e dottor Pellecchia. Allora, l'atto viene firmato dai quattro presidenti delle province, dal sottosegretario. Giusto per far intendere a tutti, si stabilisce una costante attività di elaborazione progettuale curata ad opera della responsabilità di questi enti locali, province e regioni, usando le bravure del libero mercato, usando le professionalità degli apparati interni, facendo in modo che non veniamo mai colti di sorpresa dalle risorse o dello Stato o della regione. Provincia di Chieti, glielo darei una bella che ha un significato. Teramo. Mette la sinistra che viene. Allora, mentre procediamo con la firma, vi informo su quello che accadrà tra un po'. Consegneremo un dossier al sottosegretario, un dossier sulle scuole abruzzesi realizzato d'intesa con i comuni per fotografare bene la situazione, appunto, dell'edilizia scolastica e non solo, e poi presenteremo anche il consiglio regionale. Intanto credo che sia stata effettuata la firma, questo è un atto importante, un applauso per suggellare questo momento così importante, assieme alla nascita, appunto, del Consiglio regionale per la scuola e educazione permanente. Intanto possiamo consegnare, Luciano, un altro momento importante, la consegna del dossier al sottosegretario. Vabbè, non lo diamo nelle sue mani, glielo facciamo vedere. Consegniamo il dossier e poi sì, una foto, e poi salutiamo il consiglio che voglio fare, voglio presentare. Il consiglio che voglio presentare? Beh, 65, no? Presidente, nel frattempo, mentre si prepara per la foto, Luciano, un saluto al nuovo consiglio regionale. Thank you.
grazie Presidente, un saluto al Consiglio, no, una parola di saluto. Un grazie ai componenti del Consiglio regionale dell'educazione e della scuola, ci troviamo presto ed entriamo nel merito documentalmente, davvero grazie. Noi scateniamo risorse non su misura dei bisogni ma su misura delle nostre disponibilità, grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi, e buona serata e possiamo dirlo, buona scuola, grazie.